Vai a giocare con le bambole, Ale, vai. Quanto sei permaloso, non si può mai scherzare con te. C'è poco da scherzare, io fra 3 giorni ho un esame. E pensi di passarlo? Sì. Ma lo vedi che scherzi anche tu? Ciao. Ecco, io glielo rimando l'SMS. Comunque secondo me ha già capito lo scherzo. Marco? Non capirebbe uno scherzo nemmeno se lo facesse lui. Ma no, ancora, ma non è possibile, ma basta! Che succede? Ma no, niente, c'è un idiota che continua a mandare i messaggi, non la sopporto più. Adesso mi sente. Gloria, mio fratello Marco, mister simpatia. Piacere, Gloria. Ciao Marco, piacere. E lui che dice? Spero che ti si sloghi il pollice. Allora, adesso? Vabbè, mandiamogli un po' più... So, tipo, fammi sentire che ci sei, Love 89. Non lo so, forse ancora di più. Fammi pensare, sono tua, ti voglio, ti prego, rispondimi. Ma dai, che sei scema. Così è troppo, per Marco. Ma magari ti smuovesse qualcosa. Vabbè. Sono tua. Ah, ehi. Ho bisogno del tuo aiuto. Soldi non te ne do. No, no, ma non è una questione di soldi, è una questione molto più grave. Da giorni c'è qualcuno che mi tormenta con degli SMS. E che sarà mai? Che sarà mai? Ma sono SMS erotici. Gagliardo! Ma che gagliardo e gagliardo? Per me questo scherzo è durato anche troppo. Adesso io vado dai carabinieri. Tu non vai da nessuna parte. Poi scusa, chi te l'ha detto che è uno scherzo? Magari è una ragazza timida che cerca di farsi notare da te. Timida, pa, timida? Guarda, un uomo della tua esperienza, no? Secondo te una timida ti scrive ti voglio? Bello, ti voglio. Perché magari è timida, ma dentro c'è la panterona satanata che spinge da dietro per superare la timida. Oh, adesso, sai, che fai? Gli mandi un bel messaggio gagliardo pure tu, così capisci subito. O sparisce o a bocca. No, pa, guarda, se sparisce, tanto tanto. Ecco. Ma se a bocca... E se a bocca tu che sei il pescatore te mangi la pesciolina o panterona satanata, insomma come la vuoi chiamare. Dai su, mandiamogli un bel messaggio gagliardo che ci ho messo un paio di frasette delle mie. Dai, per una volta, fidati di tuo padre. Come si scrivono i messaggi con questo telefono? Ma adesso godiamoci la pelle. Ah, sei qui. Bravo Marco, bravo. Cosa c'è? C'è che sei un porco, ecco che c'è, sei un maniaco. Sei scema? Angioletti, posso sapere che succede? È matta. Ciao. Io, ciao. Mi ha fatto fare una figuraccia con Gloria che non ti posso neanche raccontare. No, no, Gloria. Racconta, racconta, guarda, racconta, perché sono proprio curioso di sapere cosa ti sei inventata adesso. E beh, che è successo? Allora, stavo con Gloria, appunto, questa mia amica, e volevamo fare uno scherzo a Mark inviandogli dei messaggi con delle frasi un po', come dire, scherzose. E lo sai lui cosa ha fatto? A un certo punto ha risposto con una porcata che neanche un maniaco. Ma ti giuro che io non ho fatto nulla, non ho mandato nessun SMS, nessuna porcata, te lo giuro. Oh, il nostro figlio giura, voglio dire, tuo fratello giura, non gli vogliamo credere. Incidente chiuso, su. Ma cosa incidente chiuso, papà? Allora chi gliel'ha mandato a Gloria quel messaggio da porco? Me l'hai inoltrato Inoltrato, stai calma, te l'hai inoltrato, che vuol dire? A sua volta, che ne so, sai, ti prendono il numero, il tabulato, ricordo, hai visto oggi, ti colorano il numero, ti mandano raffiche di messaggi promozionali. Ma che messaggi promozionali, papà? È partito dal tuo cellulare, l'ha scritto lui, ma adesso si vergogna, ma io dico ai tuoi amici che sei un porco, ma lo dico. Ma cosa dici? Ma cosa dici? Ma sei impazzita? Ma guarda che, cioè, quell'SMS è partito dal mio cellulare, Ma non l'ho mandato io. Cioè, tu sai con esattezza che è partito dal tuo cellulare e non sai chi l'ha scritto? Di chi l'ha scritto, dai. Papà? 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 Ah, mi avete chiamato? No, che ero venuto un attimo a controllare. Che c'è? In un attimo. Non l'hai scritto tu quel messaggio, vero? Ora a rileggerlo così, cioè mi sovviene che lo vuoi leggere anche tu, tesoro. Io te lo do, ma guarda, ti assicuro che è roba da ridere, ma proprio da ridere. Mangiamo stasera? Io non ho fame. Va bene. Scusa. Questo posto è occupato, scusa. Ti chiedo scusa, ancora scusa, 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 100.000 volte scusa. Mi perdoni? Faccio qualunque cosa, basta che mi perdoni. Va bene. Grazie. Allora, primo, chiedi scusa subito e ufficialmente ai tuoi figli. Forza, gli ho dato pure i soldi per andare al cinema. Quando tornano? Vabbè, ti chiedo scusa. Secondo, quelle provocazioni che hai scritto, dimostrami che sai farle oltre che dirle. Cioè, dice, ma io ho scritto un messaggio per...
Che hai detto? Silvana! Aspetta un po'!